Il mio occhio cade in luoghi e vedo plastiche. La prima cosa è dove vogliamo accumulare tutto? Qui insieme a tutti questi pezzettini già accumulati? Ehi, questa non è monnezza, No. queste sono risorse da recuperare. Guarda, guarda. Tutto questo è glorioso. Gloria, gloria allo stato plastico. Allora che cosa succede? Che risalendo l'orto, c'è questa carraia gioiosa, da cui possiamo affacciarci direttamente al laghetto, avendo questo tipo di visione. E come possiamo vedere, visto che ci sono state delle piogge gloriose in questi giorni, sembra proprio che il livello dell'acqua sia notevolmente Sì, salito. davvero. Adesso l'ho notato pure Posso dirlo che è molto, molto glorioso questo laghetto. Caspita, un laghettone, non è un laghetto. Questo è uno Uno stagno, stagno. mancano i cigni e Arriveranno vicino. le ninfee, i fiori di lotosauro. Io ci faccio una. E se proseguiamo lungo questa gloriosa carraia, troviamo un luogo molto, molto interessante. No, perché qualcuno, comprensibilmente, giustamente, nei commenti di precedenti episodi ha detto: siete capitati in delle colline argillose in cui si fanno solo cereali, né un vigneto e né un oliveto troverete. Eppure mi sembra di vedere in questa direzione Cosa? un oliveto di Un importante oliveto. 2 ettari. Eccoci qua. Mentre i nostri piedini risalgono questa prima parte, che è considerevolmente in discesa, ci stiamo affacciando su questo bellissimo pezzo in cui le erbe spontanee si esprimono in tutta la loro magnificenza e in cui gli ulivi, come dei guardiani, presidiano il luogo. Ebbene, questi ulivi non sono stati potati quest'anno, non sono stati curati e forse non verranno neanche raccolti, ma per un motivo tragicamente semplice, perché fondamentalmente la fioritura, se ben ricordo, è avvenuta durante una gelata Sì. e quindi ha mandato da male gran parte della produzione. Cosa possiamo osservare camminando in questa uliveta? Possiamo osservare. Io vedo un sesso d'impianto molto favorevole. Beh, sì. Qui in mezzo a questi ulivi ci starebbero bene delle fasce di coltivazione tipo un'antica piantata. Guarda quanto spazio che c'è. Tipo filare, fascia di grano, filare. Fascia di, che ne so, ceci, altro filare. E via di seguito così. Oppure anche per questo verso, a seconda dei casi, con la possibilità di rimpolpare lo spazio tra un ulivo e l'altro sui filari con tante, tante cose. Ad Tante esempio, cose. carciofi, oppure erbe aromatiche, oppure. Oppure tutto quello che possiamo metterci in funzione della raccolta, poi. Eh sì. Giustamente tu mi porti sul pratico. Un po'. Che poi la rete sotto all'olivo va stesa per Stesa. raccogliere. Quindi bisognerà trovare un incastro perfetto. Un incastro perfetto, delle piante che tutte loro non soffrano dell'appoggio delle reti durante la raccolta. Queste e altre tematiche stiamo valutando in questa passeggiata alla scoperta di questa meravigliosa uliveta. Guarda che lumini ci sono. Sì, alcuni alberi sono discretamente produttivi nonostante il freddo abbia coinciso con la fioritura. Eh sì. E poi diciamocelo, qui su sembra quasi, quasi
un terreno lievemente pianeggiante. Qui i declivi sono talmente dolci da risultare quasi inesistenti. E qui noi imbattiamo in una zona molto particolare, dove questa vegetazione spicca. C'è un piccolo recinto che la delimita e, per quello che sappiamo, è vietato l'accesso in quest'area, che sarà un migliaio di metri a dir tanto. Ecco, tipo questo è il confine che non oltrepassiamo. No. Questo luogo è un luogo di ritrovamenti archeologici. Durante le lavorazioni qui un po' di anni fa sono stati trovati dei reperti etruschi e di conseguenza... Cosa è successo? Già che non mi ricordo. È successo che è stata rinvenuta una fattoria etrusca. Una fattoria etrusca. Sono intervenute le belle arti per gli scavi e poi a un certo punto le belle arti hanno detto: ok, qui non si può fare niente, lo prendiamo noi, e poi non hanno più scavato. Quindi così, è un progetto arenato. Arenato sul nascere. Fermo lì. Possiamo dire di percepire un'importante impronta storica? Storica. C'è un'energia particolare, sì. Possiamo parlare di... Energia. Troppo poco. Troppo ascientifico. Sicuramente troppo ascientifico, però è da provare. Qui è diverso che di là, sicuramente. Oggettivamente sì. E lo abbiamo percepito prima di sapere che c'era, certo. I resti. Della fattoria, quindi non eravamo stati condizionati. Esatto. Sto sudando. Possiamo parlare di energia anche in termini scientifici, perché l'energia fondamentalmente si trasforma, no? Quindi l'energia non è per forza un qualcosa di ascientifico. No. Potrebbe essere ascientifico il discorso della percezione. Comunque l'energia scientifica è più materiale, più misurabile. Però possiamo certamente parlare di atmosfera. Di atmosfera, sì. Beh, c'è un'atmosfera densa, la possiamo dire? C'è un'atmosfera... Come questa luce, d'altronde. Come questa luce del tramonto, che, ammetto, mi farebbe venire voglia di fare un salto da questo meraviglioso piccolo podcast con argomenti importanti a un'immagine con il drone che ci fa vedere a 360 gradi l'uliveto al tramonto. Beh. Ti risuona? Sì. Allora, alziamo il drone. Alziamo. Thank you.
Ed ecco che ora ci stiamo dirigendo verso l'ultimo spot, verso l'ultimo terreno che compone la parte del podere dello zio. Ecco qui che alla nostra destra troviamo un uliveto che conta all'incirca una cinquantina di piante su un dolce declivio con dei filari piantumati abbastanza generosamente in termini di distanze che permetterebbero un'interessante interazione, un'interessante integrazione. Ed ecco che qua, tank, eccoci arrivati in questo ettarino. Facciamo una panoramichina in questo ettarino. Qui siamo in un punto tendenzialmente alto. Questo ettarino ha delle morbide pendenze, però non sono niente di inaffrontabile. Ora però, visto che abbiamo fatto esperienza di che cosa vuol dire camminare in un terreno lavorato brullo. Vogliamo salvare le nostre caviglie. Vogliamo salvarle. Le nostre ginocchia. Ginocchia. Allora ci affideremo al dronino. Sì. Per vedere esattamente come sono i confini di questo terreno dall'alto. Ci piace. Che è fondamentalmente un terreno... Come potremmo definirlo? Un terreno... Troccoloso, sì, ma come dimensione? Come dimensione rispetto a cosa? È proprio qui che non so come esprimermi. Un terreno sufficientemente grande per pensare di farci qualcosa. È un terreno sufficientemente grande per pensare di farci qualcosa, sì. Possiamo dire che certamente questo terreno si delinea dal confine che da un lato tocca la strada provinciale e dall'altro tocca il terreno appunto confinante di un vicino. La sua superficie è circa 1,3 ettari e sembra molto interessante, sembra ricco di potenzialità. Questo, sommato agli altri 9,5 ettari che abbiamo visto nei primi episodi, fa 10,8 ettari, che sommato ai 2,2 ettari dell'altro uliveto fa 13 ettari. Attenzione, un numero non casuale, perché questi 13 ettari sono i campi effettivamente coltivabili, appunto di proprietà dello zio, sì. Mentre c'è un'altra proprietà, che è quella del nipote, che sono altri 13 ettari, che sono proprio dall'altra parte del rio. E anche qui intanto possiamo buttare un occhio, grazie al drone, con la promessa di andarci presto. Per andare a fare un'analisi più approfondita della morfologia di questi terreni. Beh, sì, sì. Ci piace? Sì, ci piace. Altro da aggiungere? C'è un aglio. Wow! Vogliamo avvicinarci? All'aglietto. Sa di allium? Adesso te lo dico. Non si sente. No. Si sente? Non si sente. Neanche si rompe, però è perché questo è, in verità, è un aglio fossile. Dai. È un aglio etrusco. Un aglio etrusco? Qui tutti noi sappiamo che sorgeva una fattoria etrusca e abbiamo appena ritrovato un resto dell'aglio etrusco. Attenzione adesso, se si scatenano le belle arti fermano tutto. Allora taglia questa parte, taglia, la metta. Taglia.